Dopo gli inquietanti messaggi di WhatsApp che mi ha inviato Tigrotto, è successa una cosa stranissima. Cioè, io ero andato sul sito. Sono andato in un sito pieno di virus per vedere se quello che diceva era vero. E lì ho scaricato un pacchetto misterioso. Mi sono poi ritrovato in quello che sembrava un normale server di Minecraft. Ma ho iniziato a capire che le cose lì dentro erano veramente strane. Ragazzi, io sono un dio. No, ma questa cosa la diceva... No! No, no, fuori! Ok, fuori di qui, ragazzi! Stacchiamo tutto! Fuori! Porca vacca! Il canale di Tigrotto è in pericolo, ragazzi. E oggi ne capiremo di più. Dai, veloce, non c'è tempo da perdere. Dai, calmati, Tigrotto, calmati. Basta, ma che cosa? Calmati, ci sto seguendo. Ok, l'ho chiuso. Ragazzi, ci metterà un po' a spaccarle tutte. Porca vacca, l'abbiamo fatto arrabbiare, Tigrotto. Credo che l'abbiamo fatto proprio arrabbiare. Avanti, non c'è tempo da perdere. Correte. Non voglio morire in sto cavolo di buco. Non oggi, questo cos'è? Dai, un altro cartello, no, ragazzi. Allora, turn right to save your soul. Sì, ma dobbiamo prenderli, no! Ragazzi. Valerio, fermo, potrebbe essere una trappola. Che stai facendo? Ragazzi, no, prendiamo il blocco. No, ecco, lo sapevo. Che Valerio, stupido, lo sapevo. Che stupido. No, allontanati, fermo, allontanati. È pericoloso sta qui. Si è fatto fregare dai diamanti. Oh cavolo, è tornato Sonic. No, sta creando del void. Tigrotto, non abbiamo tempo per parlare adesso. Tu continua ad andare avanti. Non ho nemmeno voglia di parlare io. Ma tu ti rendi conto? Non c'è tempo, continua a correre, Tigrotto, è dietro di te. Oh cavolo, continua a scavare. Fammi chiudere qua. Ok. Stai shiftato, così non ci sente. Sì, ma secondo te funziona, scusa. Non lo so, per ora ha funzionato, allora. Dai. Potevo ucciderci anche prima. Forse sta giocando con noi. Secondo me sta giocando con noi. Fa un po' come il gatto con il topo. Fa un po' come il gatto con il topo, Tigrotto. Ok. Sì, vabbè. Vuole giocare così? Il gatto, il topo. Sì, gioca. Vabbè. Intanto, il mio canale. Vabbè, il tuo canale lo riprenderemo. Ti ho detto, installa quell'antivirus. Non lo installi. Comunque. Solamente quando perdi una cosa ne capisci il valore, Gabby. Sì. Allora senti, Tigrotto, davvero mi dispiace davvero tanto per questa cosa, ma ne usciremo assieme. Io sono il tuo amico, voglio darti una mano. Ragazzi, continuate ad iscrivervi al canale, tanto lo riprenderemo. Dai, Tigrotto, su col morale. Ci sono qua io, ci siamo noi gabbiani, ti vogliamo dare una mano. Va bene. Adesso fermi un attimo, credo che per adesso ci abbia lasciato stare. Non credo ci trovi qui, mettiamo ancora dei blocchi per sicurezza. Voglio fare una cosa. Provo a chiamare Valerio, vado un attimo su Discord, vedo se riesco a beccarlo. Ok. Valerio, sei online, perché non rispondi? No ragazzi, è andato offline. Di colpo. Appena tentato di contattarlo. No Tigrotto, questa cosa davvero non è normale. Cioè Valerio non mi risponde ed è andato offline. Usciamo in fretta, guarda, non voglio più rimanere qui. Intanto usciamo in fretta. Ok. Perfetto. Siamo qua. Libertà. Sì, vabbè. Vai bene. Pure nella lava. Scusa. Se non mi uccide l'hacker, mi uccido io. Oh! Cosa? Frankie. Tra l'altro poi vedi, non c'è più Valerio nel server. Che succede? Perché la skin di Herobrine? Aiuto. È successa una roba strana. Gli è venuta la skin di Herobrine. Ma dove l'hai visto, Frank? Scusa. Lo vedo qua, però ha la skin di Herobrine. Che cacchio è? Ma io non lo vedo. Ok, no, adesso è tornato normale. Non guardarci così, maiale, che ti tiro un mal rovescio, guarda. Frank? Ciao. No. Allora, tu come fai ad avere questo mondo? Me l'hai mandato tu. Che cosa? Io? Eccomi. Oh, ma tu stai qua. Ah, cavolo. No. Ma... Me l'hai mandato tu, eh? No, io che non ci fai col mio fumetto nulla. In mano? Ah, è vero, perché ho una texture io salvata. Avevo ancora la mia texture con il fumetto ritexturizzato. Ma quale fumetto? Io non vedo nulla. Tu vedi un paper. È colpa mia, perché stavo usando allora, una texture che... Sì, ma cosa ci fai qua? Allora, su Discord tu mi hai inviato sto IP. O almeno penso che sei stato tu. Non ti ho mandato nulla, che cosa stai dicendo? Ma quindi aspetta, fatemi capire, Frankie, tu hai trovato questo server perché un Tigrotto ti ha inviato l'IP. No, ma quale IP? Ma cosa stai dicendo? A parte che per giocare qui ti servono anche le mod, che cosa stai dicendo? Io ho capito cosa è successo.
Ti sei fatto fregare, Frankie. Ti sei fatto fregare. E adesso sei nei casini con noi. E sai perché? Perché il problema è che qua c'è un hacker. E tu non sai che guai ti sei cacciato. Adesso anche potrebbe hackerare anche te. Ma... scommettiamo che non hai installato l'antivirus. Scommettiamo, l'hai installato l'antivirus. Mamma mia, ti spacco di botte. Cioè... allora, tu vuoi dire che l'hacker si è finto me? Sì. Sì, è stato l'hacker. L'hacker è entrato, ha fatto finta di essere Tigrotto, dato che ormai ha accesso anche al tuo canale, a quanto pare. E quindi adesso ha hackerato anche Frankie. E quindi è nel mio computer. Cioè tu stai dicendo che l'hacker è nel mio computer. Può essere, tutto è possibile. Adesso non lo so. Non so fino a che punto può controllarti, ma credo che il suo piano sia un piano più grande. Secondo me l'hacker non si vuole fermare gli iscritti di Tigrotto. Non basta solo YouTube. Secondo non me vuole prendere più di una cosa. Forse vuole prendere anche me. Forse vuole prendere tutti i nostri collaboratori. Ce l'ha su con noi. Questo è un problema, eh. Non siamo più al sicuro. Io lo denuncio adesso. Io vado alla postale domani. Vado alla postale, espongo denuncia verso ignoti, perché purtroppo non so chi è. Però ragazzi, se ci giochiamo bene le nostre carte, forse riusciamo a capire qualcosa di più. Tu che cosa fai con questo? Cos'è sta roba che hai in mano? Scusami, a parte, ho capito. Penso siano coordinate. In effetti sì. Ci sono dei numeri. Ragazzi, a questo punto seguiamole. Sì, ma non ti sembra strano? Non ti sembra strano che lui entra così? Sì, è Tigrotto, E poi che cosa? Le coordinate? Allora, senti, Frank. Io sono appena entrato e ho avuto le coordinate così. Cioè, ma in effetti sei un po' sospetto, Frankie. Cioè, tu arrivi qua dal nulla, dici che hai le coordinate, hai queste cose. Poi per un attimo io. Appena sei entrato, io ho visto che eri Herobrine. Cioè, tu non me lo racconti, giusto, Frankie? Esatto. Come spieghi questa cosa di Herobrine? Come è possibile? Io mi vedo con la mia skin. Senti, Frankie, facciamo una cosa. Tu rimani qua. Anzi, tu ti disconnetti dal server adesso. Esatto. Anche scusa, perché non senza offesa. Devi stare qui. Cioè, anche perché, uno, perché è pericoloso. Due, perché non mi fido di te in questo momento. Ok, va bene. Allora, cioè, non so se hai capito quello che è successo. Scusami se... Scusa, sì, cioè, esci, per favore, vabbè, veramente. Per esci. Le prossime serie, cioè, tranquillo. Appena risolviamo la roba, torni, ma... ah, in questo momento non lo so, dobbiamo capire più la situazione. Va bene. Allora poi ci becchiamo. Va bene, dai, tranquillo. Ciao. Ok. Non so, non mi fido di lui. Cioè è strano che abbia il tuo pacchetto e che si sia fatto hackerare anche lui. Vabbè che è del nostro gruppo e tutto è possibile. Mi dispiace che l'abbiamo trattato così duramente, ma in questo momento non mi posso fidare quasi di nessuno. Mi fido solo di te perché ti hanno hackerato l'account. Ok, vabbè, andiamo. Comunque a questo punto, dai, un tentativo ce lo facciamo. Tanto cosa abbiamo da perdere? Va bene. Ma che roba è questa, Gabby? Boh, sembra un normale lago di fango. No, no, questo sono tipo i blocchi. Ah, ci sono delle torce, Qualcuno è stato qui. Non so, No. Non abbiamo neanche armi. Cioè, era meglio che ci facciamo un'armatura, a dire il vero. Aspetta, c'ho un piccone solamente. Vabbè, usi. Cosa? Ok, ci sono delle porte qui. Attento, Tigrotto. Allora, dai, vado avanti prima io. Tu ne hai subite troppe. Sì, sì, però. Sembra una norma. No, Gabby. Ci sono Gabby. Delle macchie di sangue qui. Sì, ma chi è che ha fatto sta roba? Aspetta, fermi. Sembra la caverna di un player. Non posso usare le chest. Sangue. Cos'è sta stanzetta da ragazzine? Non lo so. No, aspetta. Esci Tigrotto. Chiudi. Porca trota. Ma tu mi stai facendo sclerare. Ma se io ti dico chiudi, tu apri. Abbiamo chiuso assieme. Oh cavolo. Allora, fermi. No, era una trappola, lo sapevo. Per quanto allora, ti voglio Frank, bene, fumetto mio, mi tocca buttare. Allora, Frank, di... Cavolo. Dopo Sonic, no, adesso arriva questa. Quanto inquietante è Tolkien Angela che ci segue in mezzo alla steppa. Andiamo sopra quella montagna. Cioè, allontaniamoci. Per adesso andiamo il più lontano possibile da lei. Per adesso l'unica cosa è andarci lontano. Lontano, ok? Vabbè, proviamoci, Gabby. Okay. Non lo so, io... Calmati, Tigrotto. Calmati cosa? Finché allora, siamo in gioco, giochiamo, il canale okay? Ancora... sto canale, iscritti. Ho capito. Valerio, Frank Strano... Angela, è qui! Fermo! Vuoi un piccone in testa, eh? Vuoi un piccone in testa? Guarda che non ho paura di tirartelo. È sparito. Vedi il piccone. Che cosa, che piccone? Ma perché dovrebbe aver paura di un piccone? Vabbè, comunque ti uccide. Cioè, guarda, se te lo tiro in testa e fa male. Sì, bravo, mi vuoi ammazzare tu? Vabbè, senti, dai, cerco di alleggerire una situazione che di per sé è veramente dura.
Io sto dicendo semplicemente che Angela, adesso dopo Sonic è arrivato Angela, allora sai cosa vuol dire? O Sonic, quindi vuol dire, non è sempre lo stesso oppure ci sono altri hacker in questo mondo? Non lo so, a dire il vero. E quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo continuare a controllare, andare in giro, fammi controllare una cosa. Diciati, Grotto, ci siamo solo noi qua. O forse è uscito? Siamo sempre stati solo noi da quando se n'è andato Frank. Ma oh, com'è possibile? Cioè, non era possibile sta cosa? Non è possibile. Cioè, qualcuno ci sta seguendo? No, io... Cacchio. Gabby... Fatina dei denti, aiutaci tu. Cosa c'è una fatina qua? Perché c'è una fatina? Perché c'è Angela, perché c'è Sonic, Gabby. Ma che domande sono, scusami. Allora, adesso... Basta. Adesso nulla. Non possiamo fare nulla. Io ti ringrazio. Veramente, ti ringrazio. Mi stanno arrivando degli iscritti, però non... io continuo a perderli, continuo... Ormai, anche su... Cioè... È inutile. Usciamo, basta registrare, basta. Vuoi arrenderti inutile, così? Cioè... Vuoi arrenderti perdiamo così? Perdiamo tempo! Perdiamo... Ci ammazzo! Senti... arriva qualcun altro, non capiamo nulla! Vabbè, registriamo un altro giorno, vabbè, se vuoi questo, prima mi chiami, aiutami qua, no, vabbè, vai a far cuore. Gabby, scusami per prima, ero troppo agitato. Dopo il canale, quello che è successo e tutto il resto, veramente non ci vedo più. Sei un caro amico, ti ringrazio per quello che hai fatto per me, quindi nulla. Se vuoi possiamo riprovare magari di entrare in quel mondo, fammi sapere. Ragazzi, mi sono un po' sbollito, scusatemi. Scusate anche per come mi sono comportato con lui, però sta situazione ci sta davvero agitando. Ora sono di nuovo... nel gioco riprovo ad entrare nel server dell'hacker e vediamo se riusciamo a scoprire qualcosa assieme, dai. Lasciate un like a questa serie, ragazzi, che veramente tutto il vostro supporto ci fa molto piacere. Ok. Oh! Dove sono? No, sta roba non è normale. Perché sono qua? Cos'è sto posto? Oh! Oh! Non mi piace per niente. Anche sto rumore, non mi piace per niente sto posto. No. No, queste io so cosa sono. Queste sono le backrooms. Perché ci sono delle backrooms su Minecraft? No, adesso mi perdo, adesso non riuscirò più ad uscire di qui. Ti grotto è nel server? Sì, è nel server. Ti grotto? Ti grotto? No. Che ci fai qui? Che ci fai nelle backroom? calmati, che è successo adesso? Sei rientrato nel server da solo? Sì. Perché? Perché? Volevo provare a fare qualcosa. Cosa volevi? Volevi provare a sistemare la situazione da solo? Sì. Perché? Perché rivoglio i miei iscritti, rivoglio... Gabby, non lo puoi capire. Sei proprio uno sciocco, sei proprio uno sciocco. Soprattutto dopo quello che è successo. Cioè, io sto cercando di darti una mano e tu ti metti sempre nei guai! Vabbè, quando mi sono collegato, è arrivata Angela e mi ha portato qui e mi ha dato questo. Quindi è stata lei? Io non voglio fare il bambino, non voglio fare il bambino. Fammi vedere. Però leggi. Se non raggiungi 100k entro 24 ore, il tuo canale sarà mio. Figrotto! Ma ci sta ricattando di nuovo? Sì, è finita. È finita. Cioè, sta facendo una challenge, sta facendo una specie di challenge. Sì, sta giocando con... Sta giocando con noi. E con i miei sentimenti, sì. Ragazzi, non lo so, non abbiamo altra scelta. Ragazzi, continuatevi ad iscrivervi a Tigrotto, anche se non lo so cosa succederà alla fine. Tranquillo, voi siete al sicuro, ovviamente non è che può hackerare voi che vi iscrivete. Però, ragazzi, è l'unico modo per salvare Tigrotto, quindi link in descrizione. Non lo so. Non so più niente, non so che devo fare. Vabbè, adesso dobbiamo trovare una via d'uscita, Tigrotto. Dietro, Gabby! Ah!